Con il geologo Caniparoli qua alla foce del torrente Carione nel comune di Carrara per smontare la bufala dell'ampliamento del porto commerciale e turistico. Allora, geologo Caniparoli, sveliamo questa bufala. Qual è tutto il progetto? E ho individuato tutta una serie di cose non bene. Quindi noi siamo qua, comune di Carrara, in quella direzione, quindi da questo lato abbiamo la Liguria, proprio qua vicino a noi, anch'essa colpita da rischio erosione per questo intervento dell'ampliamento del porto. E anche alluvione. E alluvione. Parte sud, Versiglia, Marina di Massa, colpita da erosione e rischio erosione. Geologo Caniparoli. Allora, ho visto il progetto. Ho individuato una serie di problematiche che non sono state prese in considerazione, non solo, ma sono state, diciamo, modificate nella loro esposizione. Primo, si parla di un trasferimento del materiale che proviene dal fiume Magra con questa nuova configurazione, perché secondo loro con questa nuova configurazione del porto di Marina di Carrara il materiale trasportato dal Magra dovrebbe, secondo loro, superare il porto, tutta la struttura del porto, e cercare di trasferire il materiale per il rifacimento delle spiagge della Versilia. Questo non è vero, perché lo capisce anche un bambino. Qui abbiamo, secondo il progetto, questo canale che viene realizzato con un dragaggio che porterebbe il fondale di sabbia a meno 13 metri. Ora è circa meno 9, meno 9 lo porta a meno 13, 4 metri di meno. A sportare 4 metri di sabbia. Chiaramente la sabbia passando, se riuscisse a passare, chiaramente sarebbe intrappolata in questo buco. Quindi la sabbia arriva dal Magra in questa direzione, si ferma nel fosso d'ingresso al porto. Non va a portare sabbia sulla costa. Intanto per capire, c'è l'immagine dei bimbi che fanno le buche sulla riva, che immediatamente vengono ricoperte. Quindi a questo punto ci dovrebbe essere un continuo dragaggio per dare la possibilità al porto di funzionare. Quindi aspetto economico ambientale, perché questo ha un costo. In continuazione questa draga dovrebbe portare non via. Ma non ci dobbiamo dimenticare che i fanghi di dragaggio sono rifiuti speciali. Pure. Certo, perché specialmente quelli che vengono dragati alle imboccature del porto o nei porti. Quindi è una gestione particolare con aggravio di costi. E quindi diciamo questo elemento di necessario per l'ampliamento del porto, perché deve garantire l'ingresso delle navi, senza il quale le navi non potrebbero più entrare nel porto. Non potrebbero entrare. Con questo elemento creiamo l'erosione sulla costa, con questo. Solo con questo creiamo l'erosione. Possiamo dire che le spiagge del Twiga sono a rischio. Certo. Riguardo al rischio alluvioni, noi abbiamo un grande problema del piazzale Città di Massa, prima ancora dell'ampliamento del porto. Già oggi l'intervento dell'ampliamento del porto col piazzale Città di Massa ha contribuito al rischio alluvione della città. Perché c'è? Perché ha modificato il sistema di funzionalità fluviale del fiume. E in che modo? In che modo? Perché si è modificata
il sistema, cioè i fattori che regolano il deflusso del fiume. Quindi scusi geologo, le sabbie ora, che troviamo ora qua sono piazzate con causa di questo. Certo, di questo, perché la realizzazione di questo dell'allungamento della sponda destra del Carione ha fatto sì che la pendenza di fondo si è modificata. Quindi ora noi siamo nella foce del Carione. Alla foce del Carione c'è una spiaggia di sabbia. Questa è cominciata a sorgere, a presentarsi appena realizzato nel 2002 l'inizio della scogliera di questo piazzale. Io già nel 2002 denunciai questa operazione. Quindi si viene a creare un tappo. Nel 2003 ci fu la prima alluvione. E lei l'aveva annunciato, perché aveva lanciato l'allarme. Facendo questo intervento si creerà un tappo. Un tappo perché? Perché si, è un fatto fisico. Se io ho lo zero, cioè il punto più basso di scolo del tubo, e ce l'ho qua, del fiume, ce l'ho qua, se io lo allungo si riduce la pendenza. Chiaro. L'altezza del mare rimane sempre la stessa, non si può modificare, è immodificabile, e questo comporta cambiando la modifica del letto del fiume, una ripercussione verso monte. E quindi ho come effetto indesiderato, ma che si è realizzato e si sta realizzando, un effetto indesiderato di deposito del materiale sia alla foce, ed ecco questa la barra di foce, e sia nel letto del fiume, sollevando il letto del fiume. Quindi con più facilità il fiume esonda. E cioè, a questo punto che cosa succede? Che cosa si è pensato di fare dal 2003 fino ad oggi? Sollevare le sponde e sollevare i ponti. Fino a 12 anni fa, anzi dal 2003, prima del 2003, i ponti e le sponde funzionavano benissimo. Come mai? Questo bisogna chiederlo a chi ha pensato una cosa del genere. Come mai prima i ponti e le sponde funzionavano e andavano bene, successivo al 2003 c'è stata la necessità di sollevare i ponti facendo dei trampolini di lancio, perché ci sono dei ponti, ecco il ponte della Covetta e altri ponti che in bicicletta difficilmente si riescono a superare, salvo che non sia un ciclista professionista. Esatto. E poi questo comporta che il fiume diventa un fiume pensile. Il fiume pensile che cos'è? È un fiume che ha il letto pensile rispetto al terreno circostante. Questo comporta un rischio. E allora si sollevano le sponde. E cos'è cambiato dal 2003 ad oggi? Che hanno realizzato questo piazzale. Che hanno realizzato questo Quindi piazzale. È scientificamente dimostrabile questo. Questa è scientificamente dimostrabile. Non solo, c'è anche da dire un'altra cosa. Ci si dimentica di un altro problema. E il problema è che quello che noi vediamo, il fiume che noi vediamo, è solo una minima parte del flusso idrico che dalle montagne arriva al mare. Perché già a occhio vedete che il flusso che scende dalle montagne è veramente poco rispetto a quanto ci si può immaginare da un complesso montano così grande, no? Lì vediamo è un rigaglio. Cioè, un rigaglio, insomma. Okay. Perché esiste il fiume sotterraneo, ed è quello che comporta e che preoccupa non solo me, ma chi del mestiere lo sa benissimo. È il fiume sotterraneo che, se non viene liberato e non si dà la possibilità a liberare e a scaricare l'acqua,
pericolosissimo. Perché lei sostiene che il fiume sotterraneo sia stato bloccato proprio con l'intervento del piazzale? Certo, cioè? Perché hanno fatto le palancole. Ok. Un'operazione di palancolatura per 22 metri e quindi si è creato una diga sotterranea. Cioè sono andati in profondità per 22 metri. E questo ha comportato praticamente alla foce del fiume o del torrente, io lo chiamo fiume perché scorre sempre, ha un corso che è torrentizio perché le montagne e il mare sono a distanze brevissime, cioè come se fosse una Fiumara calda, tipo Fiumara Calabra. Quindi, che cosa succede? Che il fiume sotterraneo deve per forza uscire quando va in piena e la fuoriuscita del fiume crea i fontanazzi. I fontanazzi non è altro che il fiume sotterraneo, quindi la subalvea, che fuoriesce perché non trova spazio per uscire, quindi sorge dal sottosuolo. Molti qui a Marina di Carrara si sono allagati non perché è entrata l'acqua dalla porta, ma perché è entrata l'acqua dei servizi igienici, perché c'è stato rigurgito dall'interno dei servizi igienici. E questo è l'effetto della strada, questa è la strada durante l'alluvione, anzi dopo l'onda di piena dell'alluvione, che rigurgita, e questi sono i risultati quando ritorna indietro, che si fanno le buche e si fanno le voragini. In origine, quando non avvenivano questi eventi alluvionali, la foce era libera sul lato destro e sul lato sinistro, perché la natura, esatto, in questo modo permetteva al fiume di espandersi, e le piene, l'onda di piena, aveva la possibilità di espandersi. Ora, secondo questo criterio, questo è quello che già aveva lasciato la natura, cioè la parte destra libera, i nostri amministratori, che sono dei luminari, direi, hanno ben pensato, facendo propria questa lettura scientifica giusta, di allungare con un pennello la foce. Certo. Quindi, come potete vedere, la parte destra è stata allungata per quasi 100 metri, la piazza destra di massa, metri. 300 metri, vorrebbero fare un pennello sulla sinistra. Sì, di oltre 800 metri. E questo cosa comporterebbe? E comporterebbe un disastro. Vi ricordate il Vaillant? Io non ha insegnato nulla il Vaillant, non per essere catastrofici, ma lo sapete che ci fu un grande dibattito all'interno di una famiglia. L'ingegner Semenza, che era l'ingegnere progettista, e il figlio, il dottor Semenza, che era un geologo. E Semenza, geologo, disse al padre: attenzione, se voi allagate la diga, c'è tutta la zona del Monte Toc che si può muovere. E non credettero al padre, non credette al figlio. Quindi aumenterebbe il rischio alluvioni, come detto. Aumenterebbe. Esponenzialmente. Così. Ma ora, una cosa che meraviglia molto i cittadini è che questo progetto qua, così come lo vediamo, giusto? Che è quello che hanno proposto ultimamente, è il solito progetto bocciato dal Ministero quasi di più di 10 anni fa. Sì, eccolo. L'attuale progetto è questo. Questo. Tutte le opere in giallo sono tutte le opere nuove, che sono riportate in verde su quest'altra cartina. Il vecchio progetto invece è in rosso. Questo è il molo e la diga foranea. Questo è il prolungamento della diga foranea con l'intubamento della foce del carione. L'intubamento per circa 80 metri, 100 metri del carione. Ora l'intubamento è più piccolo perché hanno recepito che è vietato intubare i corsi d'acqua. Recepiscono una cosa ogni 15 anni? Sì. Con questa voce. Però che cosa hanno fatto? Hanno allungato la foce. Poi hanno, in un primo progetto avevano indicato la foce più larga, poi ci hanno pensato perché dava
levava troppo spazio all'ingresso e allo spazio acqueo del porto, e allora hanno pensato di stringerlo e fare al fiume, al torrente, questa curva. Ma secondo il progettista dovrebbe migliorare, perché questa configurazione dà la possibilità al fiume di portare via il materiale e non fare questo effetto. Ma questo effetto viene, il problema del deposito nel fiume, del materiale, di questo materiale, questo è stato dragato dalla foce qualche settimana fa ed è rimasto qui perché deve essere portato in discarica, perché sono fanghi speciali, sono rifiuti speciali e devono essere portati in discarica, però il fiume ha ridepositato tutto. Chiaro. E ha tappato tutto. C'è già un tappo nuovo. Un tappo nuovo, e non c'è stata grande pioggia, c'è stata soltanto una pioggia del 10 di agosto. Quindi questo progetto qua è probabile che rivenga bocciato nuovamente, quindi ci faranno solo perdere soldi per i progetti, certo. Tanto, perché hanno diviso in micro lotti, mi sembra, certo, di aver capito. Certo. E in questo modo con i micro lotti non si fa gara? No, in questi micro lotti non va in procedura di via. Allora, intanto non si fa la valutazione di impatto ambientale, esatto, in questi micro lotti. E poi l'assegnazione per il progetto, siccome è sotto i 200.000 euro? Si fanno a pezzettini. Ah. Si spezzetta, si fa lo spezzatino. E non solo, ma il problema, questo è un problema giuridico, il vecchio progetto, questo qua in rosso, è stato bocciato per il forte impatto ambientale che avrebbe provocato. Che cosa è successo? Che dopo la bocciatura del ministero, l'autorità portuale fece ricorso al TAR del Lazio, e questo ricorso al TAR del Lazio è stato respinto da parte del TAR con una bella sentenza che, entrando nel merito, ha dato ragione al ministero. Quindi questo è un giudicato del giudice. E se a un cittadino il giudice vieta di alzare un muro o di realizzare un'opera, e se il cittadino lo fa è punibile penalmente, non capisco come mai, se il cittadino lo fa, viene punito. Se le amministrazioni e le cose fanno un illecito legale, non viene. E chi paga sono i cittadini, con le alluvioni, con la paura, esatto, che ogni stagione invernale, insomma, ci troveranno alluvionati.